Massimo!
Serata da Imola, caffè della Bocciofila, in un mare di problemi con connessione alquanto deficitaria. Iniziamo a commentare l'incontro, uno dei primi della serie di scontri diretti che saranno previsti da qui alla fine del giorno d'andata, fra le prime della classe. Stasera il programma prevede Caffè della Bocciofila Imola, Ciclo dello Spot Ravenna, della squadra di Imola contro il proprio passato, Ciclo dello Sport che ha in settimana ufficializzato l'arrivo di Alessandro Naderi al posto di Alberto Andruccioli. Della rosa farà anche parte Gabriele Eva, che stasera non è stato convocato. Passiamo alle partite, vediamo inquadrato Massimo Cicalli davanti 33-32 su Claudio Leonardi, una bellissima partita nei match delle coppie. Invece appena iniziata Andrea Bandini e Alessandro Stella contro Stefano Bolognesi e Gianluca Chiarini, 6 a 4 per questi ultimi, mentre 14 a 2 per Maurizio Zoffoli e Andrea Bacci su Alberto Berti e Fabrizio Benedetti. Purtroppo non ci assiste la connessione. Adesso sembra essere ripartita. Ci sono tanti problemi, intanto meno problemi a Massimo Cicali con questo 8 di pregevole fattura, più la biglia di colore, 2 punti, 10 punti refertati. Dieci punti per Massimo Cicalli che prova la fuga. 5-3-3-2. Momento connessione accettabile. Intanto sullo sfondo alla nostra sinistra 10 punti di Alessandro Stella, 16, anzi 19 a 6.
siamo riusciti un po' alla meglio a ripartire. Comunque, problemi, ricordiamolo, di connessione, mai successo qui a Imola, ma stasera va così. Tanto finisce le biglie Massimo Cicali, quasi una formalità per gli otto di colore e per Claudio Leonardi. Che va a muovere il pallino di quel tanto che basta per metterli dentro, adesso deve solo venire nel quadrato, riesce anche da apprezzare la sportività dell'avversario che glieli concede giustamente. E comunque 40 Claudio Leonardi, 53 Massimo Cicali. Doppia del fortaio per Claudio Leonardi, 48-53, 19-6 intanto Bandini e Stella, che però devono fronteggiare un 3 contro 1 a sfavore, mentre 14-4 Andrea Bacci e Maurizio Zoffoli. Va a cambiare la biglia in maniera pressoché perfetta Claudio Leonardi, su una più che discreta prima di Massimo Cicali. Adesso bisogna venire due sponde contro il pallino, anzi prende la decisione di un tre sponde a cambiare anche lui, ma rimane stretto e perde il vantaggio di biglia. Il tiro di Andrea Bacci trova un bianco, 4 punti. Seguiamole entrambe queste partite. Fabrizio Benedetti tenterà il medesimo tiro. Vediamo, il trasponde molto buono e sono 16. Venti per la coppia Berti Benedetti, 18 Bacci Zoffoli. Tanto Gianluca Chiarini non inquadrato, 11-19 alla bocciata per impattare o passare davanti. Ottima biglia per Claudio Leonardi, da manuale. a 53, attenzione intanto a Maurizio Zoppoli, prova il trasponde anche lui. Non sembra assolutamente male, però trova solo un bianco. Due biglie di colore, quindi 7 punti da iscrivere, già fatto.
soltanto un birillo e passaggio in mezzo per Claudio Leonardi. Andiamo da Andrea Bacci. Bocciata sul 25-20 in proprio favore, che può ristabilire le distanze esistenti antecedentemente a questa mano. Così è infatti 35-20. Traiamo di 4 per Maurizio Zoffoli, vediamo, leggermente stretto, terzo in arrivo per la coppia di casa. Tiro d'effetto dalla parte opposta, intanto qualcuno mi dia lumi sulla qualità audio della diretta. Dovremmo essere già a un livello sufficiente per permettere la diffusione di questa interessante partita. Ottima piglia, non inquadrato Alessandro Stella, un birillo di seconda passata, 29-11 il vantaggio. Per la coppia Bandini-Stella, Andrea Bandini ex cieco dello sport, così come Massimo Ceccali, Maurizio Zoffoli e Valentino Cristofori, che giocherà a seguire l'incontro di Massimo Ceccali nel biliardo centrale. Prova Massimo Ceccali lunga corta, sbaglia e va a pagare 4 punti. Si ritrova in svantaggio di una lunghezza Massimo Ceccali, ma ha la bocciata a disposizione, un birillo, dovrebbe esserci il rientro, addirittura esagerato, i due laterali, 4 punti, torna più 3 Massimo Ceccali, 5-9, 5-6 in questa bellissima partita. Una prima di Claudio Leonardi da rivedere, quantomeno.
massimo cercare di chiudere subito a proprio favore il gioco, ma passa quasi senza toccare nulla. Di colore per la coppia Berti Benedetti e possibilità addirittura per il sorpasso. Rimpalla Alberto Berti. Rimane a meno 7 la coppia del Circolo dello Sport. C'è l'ultima biglia per Massimo Cicali. Va a carambolare Massimo Cicali, non la prende nella porzione di palla giusta. Due biglie per Claudio Leonardi e la bocciata. 59 pari, un mini supplementare a 41. Tanto non inquadrato Gianluca Chiarini, 13 a 29 con questo pallino di capitale importanza, ancora fuori dal castello. Di sorpasso, filotto di seconda passata. Spinta corta. Apertura Massimo Cicali, trasponde per Claudio Leonardi a cercare punto e possibilmente la copertura, vediamo. Passa, non c'è sicuramente copertura, c'è solo il punto, ma c'è la possibilità per Massimo Cicali di offendere. Vediamo se sfrutterà questa opzione o sceglierà una tattica più conservativa. Trasponde
Dovremmo essere ripartiti con la diretta, almeno così sembra. Tanto c'è un errore grave di Alessandro Stella che va a pagare 12. Mentre Andrea Bacci trova il 10. Adesso come connessione video è tornata accettabile. Consiglio comunque a chi ci segue ogni tanto di ricaricare il file per trovare il modo migliore per seguirci. Purtroppo nuvole basse in zona impediscono una buona diffusione di questa partita, un vero peccato. Risponde veloce di Massimo Cicali. Attenzione. Tenta un big play. Rimane stretto. Nulla di fatto. Tanto 38-29 conducono Bolognese e Chiarini su Bandini e Stella. Mentre Claudio Lanardi va con un tresponde cercando una copertura che non c'è. Ultima biglia per Massimo Cicali. Vedremo cosa deciderà. Tanto Stefano Bolognese trova un bianco di calcio e una biglia. 44-29 con Gianluca Chiarini alla bocciata, mentre Massimo Cicali, attenzione, va a pagare ancora un 4. Mentre Gianluca Chiarini sbaglia completamente la bocciata, ma trova un filotto. 52-29. Tanto 1-0 Leon d'Oro sul Siraco di Fiume. Sempre più in difficoltà. 102-45 per Messori su Cerchiari.
La misurissima Claudio Leonardi va a segnare, grande piglia. Settantatré, primo match ball per Claudio Leonardi. Brillo di prima, torna fuori, bocciata troppo a tenere rispetto alle altre, tutte più morbide. Stavolta la spinta è di almeno mezzo metro di più. I risultati sono cambiati. 9-5-7-3, quindi ancora vita per Massimo Cicali. Benedetti, ottimo accosto, una biglia già tolta sicura. Si va a vedere per le due biglie, per i tre punti. Tanto dipinge Claudio Leonardi su una biglia perfettibile di Massimo Cicali, che non è stato il miglior Cicali della stagione. Va a segnare in maniera sicura, ma il punto è largo. In una biglia a due punti, Alberto Berti riprova a centrare il pieno. Stavolta c'è il brillo di prima, ci sono l'altro laterale di seconda, vediamo se il rientro porta a qualcosa. No, non è così. 34-47, meno 13, meno di un tiro. Tanto Claudio Leonardi, altra biglia perfetta e punto difficile, ancora una volta per Massimo Cicali. Tanto non è inquadrato Alessandro Stella, 31-52, insegue la coppia di casa. Un birillo, 33-52. Tanto informiamo chi ci segue che ci sta arrivando un altro calo di segnale, quindi ci scusiamo per questo inconveniente. Ma non dipende da noi. Mentre Massimo Cicali trova il 10 che lo porta a un tiro dalla possibile vittoria. Naturalmente pallino poco sotto i birilli e adesso vedremo le decisioni di Claudio Leonardi, sempre difficile. Si sposta la biglia, Claudio Leonardi dovrà fare una lunga corsa dalla parte opposta, non semplice.
due bianchi di calcio per chiuderla. Prado Leonardi va a segnare, non riesce. Quello che si era prefissato. Cercare lunga corta entra poco e la va a nascondere dietro la bianca o davanti rispetto al suo punto di osservazione. Tanto non ci sono ancora novità dagli altri campi, a parte menzionato 1-0 del Leon d'Oro sul Sire, che diventa 2-0. Grande colpo, girano le due biglie, 16, solo il rosso e porta a casa il match in maniera rocambolesca e fortunosa, ma non c'era alternativa a questo punto. Quindi 1-0 Bocciofilo Imola. Tanto Europa, Ravenna 1 per la Verde 0 sul 10 di Andrea Bacci, che porta il punteggio sul 66-0 a 34. Tanto 1-1 fra Busecchio e Texmaster. Andiamo da Gianluca Chiarini, trova il 10 e
Risponde Alessandro Stella. Trova il punto. Buona biglia. No, ricordiamo il pesante ritardo fino a questo momento. Tiro di realizzo per Andrea Bandini, un straccetto a un giro, non trova nulla. 3-5-6-4 con la bocciata per Alessandro Stella. Brillo di prima. Passaggio in mezzo. Altro laterale di terza passata. Era uno strike, però si segna 4. Tanto Asirelli e Leondoro 2, 1-1.
quando 1-1 Europa Ravenna e Perla Verdericcione. Tanto 3-0, Leondoro 1 dal Cire. Gianluca Chiarini non inquadrato, Birillo esterno a 66 a 39, più l'altro Birillo esterno con rientro 70 a 39. Birillo di seconda passata, interno, e 10 di terza, 2-0, Bocciofilo e Imola. Tiro veloce di Alessandro Stella, completamente sbagliato. Andiamo a seguire l'epilogo di questa partita. Tanto 2-1 esterno del Perla Verde sul Bar Europa Ravenna. Tanto tenti il trasponde per andare a implementare, ma non dovrebbe essere riuscito. Bisognerà misurare. Ritorna accettabile la
connessione, il segnale video. Di lunga corta Andrea Bandini in accosto, trova un buon accosto, risponde ad effetto per Stefano Bolognesi, molto stretta. Riprova. Ancora stretto, incredibile. Attenzione Andrea Bandini che tenterà uno schiaffo a mo' di giocatore di Goriziana della biglia rossa in alto. Mancata. A due biglie Alessandro Stella, attenzione alla spinta, attenzione alla spinta, sono due biglie alla fine. Punti, un'altra sorta di passaggio in mezzo, vediamo se c'è il rientro per i 10, così non è, 46-74. Risponde largo Alessandro Stella, passa liscio. Due sponde di prima.
altro tiro di taglio, altra liscia. A 46, 3 contro 0, possiamo praticamente verbalizzare il primo punto del ciclo dello sport, a meno di infortuni dei giocatori. Così è infatti. Quindi primo tempo qui a Imola, Bocciofila Imola 2, ciclo dello sport 1. In mezzo a un mare di problemi, sospendiamo il commento. A risentirci nella ripresa.
Pochi minuti all'inizio della ripresa, un omaggio doveroso a Manuel Marocchi, andatosene troppo presto, un grande giocatore di biliardo, grande personaggio. Ripeto, andatosene troppo presto. E comunque ricordiamo, Memorial Manuel Marocchi, 6-7 gennaio 2018 qui alla Bocciofila Imola. Primo piano per Alessandro Naderi. Simone Cardellini. E Paolo Gamboni. Tanto risultato parzialmente a sorpresa. Alla fine del primo tempo, Busecchio 1, Texmaster 2. Una carrellata doverosa anche sui tre giocatori di casa. Marco Mazzarini. Valentino Cristofori. E Cristian Gasperini. Bene, noi torniamo naturalmente in campo. Eccoci, appunto in campo. Tanto altri aggiornamenti. Pronto posto 7 crociari 1, President Ronco 2 e Bibizò Villanova 1, Sasso Morelli 2.
E cominciamo a seguire la ripresa. Inizia al centro, Alessandro Naderi, brillo di prima, 10 di seconda. Andiamo da Simone Cardellini, dopo terremo come campo centrale Nadiri Cristofori e Gamboni Gasperini. Storie tese fra i due a Perugia l'anno scorso, e la sorte li ha messi contro. Due punti. Risponde Valentino Cristofori. Rimane stretto ma segna. Aggiornamenti. 1-1 fra Latino e Perlaverde. Scusate, fra Latino e Taverna Verde. Vado a fondare molto bene Valentino Cristofori, il progetto di 8 di colore, sicuramente non facili, ma possibili. Di affondare la biglia, scappa via però, alla fine probabili 5, si guarderà forse anche per i 5. Sembrano essere 5, vediamo, così è infatti. Andiamo da Marco Mazzarini con questo tentativo di calcio. Trova due bianchi e 8 punti, più
due punti di colore in una biglia, 10. Tanto seguiamo anche Valentino Cristofori, prima bocciata per lui, fuori dal castello, rientro, attenzione, e c'è il birillo esterno. Seguiamo anche la bocciata di Marco Mazzarini. Riprendiamo la quadratura doppia. Molto stretto Alessandro Aderi. Riprova con il lunga corta. In mezzo senza praticamente toccare nulla, ultima per lui. Abbiamo notizie, Martorano. Tanto questo due sponde per Valentino Cristofori molto largo. Tanto tiro veloce per Paolo Gamboni. Audace. Va a segnare, ultima per Cristian Gasperini.
18-17, dopo il 12 di Cristian Gasperini. Nuova situazione per la partita, viene prima misurato il punto. Altro piccolo disastro per Marco Mazzarini, un punto peraltro non facilissimo. 26-16 conduce Simone Cardellini, che boccerà questo pallino. Il 10 non è quadrato, il 10 non è quadrato. Rovescia. Non trova Birilli Paolo Gamboni. Quasi infilato Cristian Gasperini, ma Paolo Gamboni preferisce un 4 sponde ad effetto, va a cambiare la biglia, molto bene, cambia quindi la biglia Paolo Gamboni e rivediamo Alessandro Nadieri alla bocciata, il secondo pallino per lui. Mentre erroraccio di Cristian Gasperini, cortissimo, trova Alessandro Nadieri, trova due. Gamboni, un'altra pallina, un altro rovescio. 21-18 la leadership, ma secondo rovescio consecutivo. Punti non inquadrato per Marco Mazzarini, che si porta a meno
9 29 38. Torna alla bocciata, vale Cristofori. Rimpallo per Valentino Cristofori. Mentre Cristian Gasperini trova un altro 10 e si porta sul 30 a 21. Non segna Valentino Cristofori, mentre Marco Mazzarini, meno 6, è bocciata, non inquadrato. Trova il filotto di seconda passata e il 10 di rientro e sorpassa Simone Cardellini, 4-2-3. Ultima biglia per Valentino Cristofori. Dopo 2 contro 0 per Alessandro Naderi.
Attenzione al 5 sponde, in arrivo sulla rossa per trovare i birilli. Troppo piena per un non nulla. Tanto un punto da manuale trovato da Paolo Gamboni e un'altra bella biglia di Alessandro Nadieri che va dentro con due, adesso c'è una lunga corta, non facilissimo dobbiamo dire, ma seguiamo prima la bocciata di Paolo Gamboni. Stavolta un birillo di seconda passata e nient'altro. 26 a 30 equilibrio in tutte le partite fino a questo momento. 19 a 30 Alessandro Nadieri, ma la bocciata a disposizione per arrivare in scia all'avversario. Le altre praticamente in parità. Trova Alessandro Nadieri un birillo che diventano due. a 30. Tanto non inquadrato, Simone Cardellini, un non consigliabile molto largo, Valentino Cristoforo. Molto largo. Riprova lo stesso tiro. Stavolta va a segnare, ma perde il vantaggio di Billy in questa mano con l'errore precedente. Tanto Paolo Gamboni, un altro pallino per lui. Brillo esterno, rientro. E 10. E sorpasso 38 a 30. 38 a 30. Ancora nelle fasi iniziali questa partita. Mentre Vale Cristofori un tiro assolutamente difficoltoso per l'angolo e per la quantità di biglie che lo disturbavano. Alla fine il punto rimane rosso. E c'è un'altra possibilità di lunga corta, stavolta complicato, bisogna praticamente non prenderla, vediamo. Alessandro Nadieri non la prende e trova i due bianchi, ottima biglia. 33 a 30, va davanti anche Alessandro Nadieri, mentre Marco Mazzarini, meno 11 bocciata, 4-5-5-6. Andiamo a seguire. Ci sono i 6 punti. C'è il rientro, c'è lo strike. Controsorpasso Marco Mazzarini, 5-7-5-6. Bella partita.
Alessandro Nadieri più tre bocciate, il birillo esterno e nient'altro. Attenzione al tresponde di Valentino Cristofori, trova 8 punti. Cardellini più due bocciata. Vediamo se trova qualcosa. Un birillo più 4, 6, 1, 5, 7. Intanto Luca Beneventi vince da Daniele Ricci e porta il Textmaster in vantaggio 3 a 2. Tutto in equilibrio, ottimo birillo intanto di Valentino Cristofori, passa in mezzo, un bianco solo, 4 punti, 6 totali, 4-4-4-7, mentre più 14 per Paolo Gamboni e bocciato. I due laterali per Paolo Gamboni, segna, portando però il gioco in alto, intanto 5-0 Leon d'Oro. Una biglia come abbiamo visto per Marco Mazzarini, meno 2 bocciata. Ultima invece per Valentino Cristofori, si chiama la bocciata di Marco Mazzarini.
Cristian Gasperini in un inquadrato molto indietro, ma trova 4 punti a bocciare, 38 a 63. Tanto mi giunge il finale da Martorano, 3 a 3 fra Martorano e RG Impianti. Tanto schiaffetto da Master di Goresiana per Benedino Cristofori, che si porta meno 3, 6-2-6-5, ha un'altra biglia in mano. Esterno per Valentino Cristofori, rientro e null'altro, 65 pari, anzi 67-65 per Valentino Cristofori. Tanto Bari Europa Ravenna 1 per la Verde 3, vince De Antonis. Paolo Gamboni 6-5-3-8 trova 4 punti, 6-9-3-8, ma seguiamo Simone Cardellini. Per Valentino Cristofori sembra molto precisa sia come angolo che come spinta, e infatti così è, infatti una sorta di marziano nel gioco di accosta sponda corta, ma non scopriamo nulla di nuovo. Una lunga corta di Simone Cardellini del pallino, un tiro già decisivo. Vediamo, entra troppo. Minimo sindacale ottenuto, pallino in basso. Perde il Bar Europa. 4-1 il
di fatto per Valentino Cristofori non risponde assolutamente complicato. Siamo ripartiti con la diretta dopo un ennesimo vuoto di segnale. Contro 0 per Alessandro Naderi, però posizione non facile, attenzione. Non facile. Ottima biglia per Alessandro Naderi. Potrebbe già aver fatto gli 8 di colore con una biglia. Tanto noi. Gamboni, attenzione a non chiudere subito. Sette San di prima.
ondeggia la fila due volte, ma non cade. Da alcun birillo, 0 punti quindi per questa Gasperini sotto di 27 lunghezze. Tanto 4 d'effetto per Mazzarini, va a segnare. Tanto Marco Mazzarini, misurissima effetto trasponde. Fuori dal castello ancora, vediamo se il rientro porterà un birillo al giocatore riminese. Così non è. Due sponde interno per Simone Cradellini per portare a casa magari due biglie, vediamo. Solo una alla fine, crediamo. Due sponde Vale Cristoforo.
Gambone un altro pallino, 7-9-4-4. Stavolta c'entra il castello Paolo Gamboni con 10, 89-44. Mentre Vale Cristofori alza il pallino e segna. Ottima biglia anche per Simone Cardellini. Mentre Paolo Gamboni sul velluto va a cambiare la biglia. Tanto Cristian Gasperini con un tiro quasi disperato trova il... non trova nemmeno il punto, credo. Marco Mazzarini invece gioca sulla sua per spostare il pallino e lo incastra in mezzo alle bianche. Alessandro Naderi, due biglie, punto suo. Meno 4 però. Meno 4. Cerca il pallino libero, non lo trova, rimane largo, probabili 5 in arrivo. Tanto capolavoro di Simone Cardellini, che sta veramente giocando bene nell'accosto a muro. Meno 7 bottata, ma attenzione che con un pieno si torna davanti. Mentre c'è il primo match ball per Paolo Gamboni. Andremo a seguire immediatamente dopo la bocciata di Simone Cardellini. Brillo di prima, 10 di seconda e strike di terza. Seguiamo le due bocciate. Prima Paolo Gamboni con il match ball, chiude al primo colpo. Tanto 3-3 il finale fra Bussecchio e Texmaster.
terza biglia Marco Mazzarini. Lode per il master perugino, neo master, ricordiamolo. Australiana si potrebbe dire, e alla fine va a segnare il punto in qualche maniera con praticamente le strade tutte chiuse, non si può fare altro che, nella migliore delle ipotesi, una biglia. Tanto Valentino Cristofori pennella, dipinge in tavola gli otto di colore. Vediamo cosa succederà dopo il tiro di Valentino Cristofori. Mentre pensieroso Simone Cardellini sembra andare all'accosto, vediamo. A cercare di mettersi dietro al pallino il più vicino a sponda, direi perfetta. Vediamo però Marco Mazzarini cosa inventerà. Una lunga corta di calcio, difficilissimo, sbracciato, va a segnare, ma il pallino è ancora in alto. Pallino ancora in alto, quindi vediamo. Secondo tentativo completamente sbagliato, il problema è che va a segnare. Intanto per la verde vince 4-2 sul Europa Ravenna. Attenzione.
attenzione a Valentino che con un birillo va fuori, la chiude Valentino Cristofoli, 3-2 Imola. E sospiro di sollievo del pubblico di casa. Tentativo di sfaccio di Marco Mazzarini che va a segnare, tanto 3-1 Taverna Verde. In casa del Latino 3-3 il finale fra Bibizò e Sasso Morelli. Attenzione Marco Mazzarini che riesce a segnare col brivido. Ultima biglia per Simone Cardellini. Va uno sfaccettino per cercare di coprire il calcio del pallino, vediamo. Non male. Attenzione Marco Mazzarini, naturalmente per il punto, per l'accosto, ma rimane largo e sono... è da guardare il punto, tutti chiamano il rosso, ma io non sarei sicuro di questo. Fine, punto rosso
Intanto 3-3 fra Girelli e Leondoro 2. Seguiamo questo secondo match ball per Simone Cardellini, che ha bisogno di un 4 per portare il 3-3 al circo dello sport. Incrocio, gioco in alto. Preciso, Simone Cardellini. Andiamo con ordine. Tiro obbligato per Simone Cardellini, vediamo angolo e spinta. Non precisissima, attenzione. Tiro possibile ma più rischioso di quello che può sembrare. Tiro la bianca a mandare via la rossa. Alla fine sono probabili 3 biglie. E va a 91. Marco Mazzarini, quindi ha bisogno di un 10 per uscire. Match ball. C'è il brillo di prima. Sbirillato, 4 punti. 95-97, la solita chiamata che non fa mai filotto. Latino, scusate.
tanto va in accosto bene Marco Mazzarini. Manca solo questo finale insieme al già acquisito 4-1 della Taverna Verde in casa del Latino, ma qui ci si gioca molto molto di più. 9-5 Marco Mazzarini, 9-7 Simone Cardellini, che è in vantaggio di biglia, ma credo che questo conti veramente meno di niente. Biglia che pesa quanto un macigno. Alla fine decide probabilmente. No, niente, cambia idea repentinamente. No, ricambia idea. Vediamo. Sembra deciso a spostare la biglia ed attaccare, vediamo. Se la va a mettere in un punto in cui sarà difficile trovare il birillo di calcio o i due birilli di prima. Scelta opinabile di Simone Cardellini. Vediamo, attenzione al rischio della carrozza, vuole un calcio millimetrico per trovare il birillo. Disastro per Simone Cardellini, che ha sbagliato completamente l'approccio in questa mano. E adesso solo un miracolo, solo una rubata. Vediamo, parte alla velocità della luce, attenzione al giro del pallino, attenzione al giro del pallino, e il giro del pallino premia Simone Cardellini che parifica con il 16 subito da Claudio Leonardi. E comunque possiamo veramente dire che non meritava di vincere, visto come ha condotto questa ultima mano, ma alla fine fa il pari, ripetiamo, con la. E alla fine c'è la parità, c'è il 3-3, né vincitori né vinti, un risultato che lascia Ibola in testa alla classifica, ma Taverna Verde e Leon d'Oro avanzano minacciosi, mentre il Busecchio pareggia ancora e sembra allontanarsi ancora di più da quel primo posto. Ma ripetiamo, siamo alla 12ª, ne mancano 22 e 22 partite, sono 66 punti a disposizione. Detto questo, chiudiamo qua da Imola, bellissimi incontri. L'unica cosa che non andava era il nostro collegamento, ce ne scusiamo con chi ci ha seguito, portate pazienza, speriamo che in futuro ci sia un servizio migliore, naturalmente non dipende da noi, e comunque ricordiamo domani sera per la 1 delle Marche, Piceno-Monteurano, uno scontro fra due squadre forse un po' in calare. Uno scontro interessante fra due squadre che si giocano i playoff.
Per il momento è tutto, vi saluto da Imola e ci vediamo domani sera 20:45, Piceno, Monte. Buonanotte da Bocciofila di Imola.